Allora deve dire solo se vuole, a favore, contro o si è stito. Allora. E lei che non si sa gestire i tempi, non è colpa mia. Non so dire. Mi pare che stavamo discutendo di una cosa molto complessa. No, pensate che ci sono i modi. Ora so che vi crea difficoltà. Lo so che vi crea difficoltà. E lo so che crea difficoltà andare ad assumere un atto non perfetto. Dopo un lungo botta e risposta tra il sindaco e il capo dell'opposizione, il Consiglio Comunale di Sapri ha approvato la nuova convenzione triennale per la gestione associata dei servizi sociali del piano di zona S9, che conferma Sapri comune capofila. Il patto, già approvato dal coordinamento, sta passando al vaglio di tutti i consigli dei 17 comuni che fanno capo al piano. A Sapri la convenzione è stata approvata dalla maggioranza, mentre il gruppo di minoranza si è astenuto. I due consiglieri d'opposizione presenti del medico e Lando non hanno votato contro per evitare di penalizzare il comune, ma non si sono espressi favorevolmente perché la convenzione in questione non solo è priva del parere della ragioneria dell'ente locale, ma di fatto, ha detto del medico, nel modificarla rispetto alla precedente, il comune perde il controllo sulla coordinatrice del piano di zona, alla quale spetterà di gestire e vigilare in autonomia sull'ufficio di piano. Un incarico che fino ad oggi spettava all'ufficio comunale di ragioneria, dato che si occupa della cassa municipale in cui confluiscono anche le risorse del piano di zona. A Sapri, per regolamento, ogni consigliere comunale ha 5 minuti di tempo per la dichiarazione di voto. Del medico è andato ben oltre, ha raggiunto quasi i 30 minuti che ha utilizzato per spiegare le ragioni delle sue opposizioni alle modifiche della convenzione. Siccome il tempo era scaduto abbondantemente, è stato ordinato al segretario di non verbalizzare la sua dichiarazione di voto e il funzionario ha rispettato alla lettera la disposizione. Lo stesso si è rifiutato anche di verificare su esplicita richiesta del consigliere di Sapri Democratica se alla convenzione era allegato il parere di regolarità contabile dell'ufficio di ragioneria. Le due opposizioni del segretario comunale nei confronti delle altrettante richieste della minoranza sono state definite da Del Medico gravissime e intolleranti. Per questi motivi Sapri Democratica questa mattina ha presentato denuncia alle autorità competenti. Il sindaco di Sapri da parte sua ha difeso la convenzione e i suoi contenuti e ricordato i risultati positivi raggiunti. Non è passata inosservata l'assenza tra i banchi della maggioranza di Donatella D'Agostino, presidente della Commissione Bilancio del Comune, che nei giorni scorsi, con una lettera indirizzata anche al primo cittadino, ha sollevato dubbi sulla gestione finanziaria del piano di zona. C'è il parere dell'ufficio di ragioneria sulla convenzione? Domanda. La convenzione è una delibera del coordinamento. Poi ti spiego dopo. Voglio sapere c'è o non c'è. Voglio sapere se... No, il parere contabile c'è o non c'è.